Se vuoi tornare moderatrice, dovresti semplicemente fare l'abbonamento, insomma, niente di più, fare solo l'abbonamento. Comunque ti saluto, Marika. Quindi, l'abbonamento, ricordo che su questo canale ci sono tre livelli di abbonamento, c'è l'abbonamento live appunto per essere moderatori, c'è l'abbonamento base per seguire i miei seminari e c'è l'abbonamento Master Consulting per avere in più una consulenza telefonica. Ecco, quindi che voi potete innamorarvi, diciamo, di un uomo sposato perché pensate che abbia delle caratteristiche uniche, oppure perché pensate che tra voi ci possa essere un'affinità elettiva, no? L'affinità elettiva o l'affinità emotiva non esiste quando una persona è sposata. Salutiamo Pippoli. Quando una persona è sposata, voi dovete semplicemente vivervi la trasgressione, no? Quello che potete fare è vivervi praticamente fare una fuga dalla realtà, fare una fuga dalla realtà. La fuga dalla realtà è la cosa principale. Però la fuga dalla realtà prevede di non essere innamorati, cioè non dovete innamorarvi, cioè dovete vivervi una forma di evasione, magari dalla vostra vita insoddisfacente. Dalle, diciamo, magari che ne so, dal fatto che vivervi una semplice trasgressione, no? Ma evitando di idealizzare l'oggetto di desiderio, cioè non dovete farlo diventare un oggetto di desiderio, dovete vivere una trasgressione. È bello, diciamo, avere la relazione, ad esempio, per una donna con un uomo sposato, perché può viversi il fascino del mistero. Può viversi il fascino del proibito, può viversi un po' di adrenalina anche attraverso questa cosa qua, no? Perché ovviamente poi l'uomo sposato ti porterà in qualche alberghetto di periferia, mica ti porta a casa, di solito o viene a casa tua, però magari se vuoi viverti un po' più di trasgressione, te ne puoi andare in qualche alberghetto di periferia. O magari anche direttamente al parcheggio del cimitero, ciao Scano. Insomma, può avere anche il suo fascino, no? Andare passare una serata al parcheggio del cimitero. Ho visto che cosa? Che cosa ho visto? Mi devo calmare con la birra? Ah, ma che birra è birra, Pippoli! Panzone! Panza da birra questo, che birra! Beh, l'unica è non agganciarsi proprio appena sai che è sposato, sì, oppure se, l'importante è non agganciarsi, l'importante è non agganciarsi fondamentalmente. Poi, se ti fa piacere viverti la trasgressione, se ti fa piacere viverti un po' di trasgressione, perché no? Voglio dire, perché no? Un po' di trasgressione fa sempre piacere, questo è il punto fondamentale, no? Ma non devi vivere empatia e connessione, perché nel momento in cui tu vivi empatia e connessione, praticamente sei già fregata, no? E non devi neanche sperare in un cambiamento di vita, no? Con una persona sposata. Non dovete neanche vivere un cambiamento di vita. Ah, ve l'ho detto che la nostra Rosy è nata donna? Ve l'ho detto, ah, non sapete oggi, no? Oggi abbiamo scoperto l'altarino di Rosy, perché Rosy ci ha detto che è nata donna, ma è perché poi è diventata uomo successivamente, no? Quindi in realtà non si chiama Rosy, cioè Rosy noi la chiamiamo confidenzialmente Rosy, ma in realtà si chiama Rosalino. Quindi chiamatela Rosalino, è nata donna, infatti oggi c'è detto io sono nata donna, però io sono nata femmina, però poi diventa maschio successivamente, no? Quindi si chiama Rosalino. No, che Rosario? Rosalino si chiama, Rosalino, perché Rosario no, è troppo formale, Rosalino è più fri fri, Rosalino è più fri fri. Perché è rimasto un uomo un po' free free, diciamo così, no? Quindi questo è un po'
il concetto di fondo, no?